Derek. Beh, chi finisce per primo sale per primo. Non sei d'accordo, Norman? Ora smettetela voi due. Nessuno potrà salire nella casetta prima che le travi di sostegno siano ben assicurate. Sarò io il primo a entrare nella casetta sull'albero. Questo è poco ma sicuro. Devo sbrigarmi. Ho finito! Urca, che rapidità! Sì, sono veloce ad avvitare. Oh, ma guarda! Sono il primo a salire sulla scala! Spostati, Norma! Fammi passare avanti! Niente affatto, Derek! Scordatelo! Uno alla volta, per favore! Eccomi! Sono il primo! Ora tocca a voi! Non fate come loro! Dovete salire ordinatamente! Capito? Credlington, cosa stai facendo appeso lassù? Sono bloccato, signore. Sì, è vero, non si preoccupi, capitano Steel. Ora cercheremo di riportarlo giù. Non è niente di grave, il cavo deve essere uscito dal binario, signore. D'accordo, Sam. Dovevate salvare Dolly, non salvarvi a vicenda. Ecco fatto, Elvis. Eri preoccupata per me, Dolly. Sono salvo. C'è davvero un bel panorama quassù. Non è fantastico? Si vede quasi tutta Ponti Pandi. Le travi stanno cedendo! Norman, hai stretto bene le viti nel tronco dell'albero come ti avevo detto? Sì, certo che le ho... ecco, io... ops! Papà! Dobbiamo cercare di bilanciare il peso. Norman, cerca di non muoverti. Devi restare al centro per mantenerci stabili. Perché io e non Derek? Vieni tu al centro, sei stato il primo a salire. No, non è vero, sei stato tu a salire per primo. Ora basta, smettetela voi due. Non si deve muovere nessuno, altrimenti rischiamo di precipitare giù. Non mi sono mai piaciute le casette sugli alberi. Santo cielo, cosa possiamo fare? A questo punto c'è solo una cosa da fare. Aiuto! La costa di Ponti Pandi, scruto il cielo in cerca di luci. Guardate, stanno arrivando. Cosa? Le luci che ci riporteranno a casa. Ehi, siamo qui. Aiuto, siamo Tom! Qui. Riesci a vederli, Tom? No, niente finora, Sam. Penny, il sonar di Neptune è in grado di localizzare la barca di Charlie? No, Sam! Ho paura che sia troppo piccola! Ma una balena è grande e se mio fratello è il bravo pescatore che conosco, si sarà sicuramente avvicinato a una balena! Sam, allora tengo d'occhio il sonar! Per adesso ancora niente! Un momento! Vedo una sagoma! Sì, sembra una balena! 4 gradi a sud! Hai sentito, Tom? Ti vengo incontro! La balena è proprio di fronte a me! Non possono essere lontani! Li ho trovati, Tom! Come state? Tutto bene? Sì, Sam! Siamo un po' intirizziti, ma stiamo bene. Coraggio! Saltate tutti a bordo di Neptune! Sai, Charlie, devo ammettere che sei stato fantastico. Perché?
Non ho fatto niente, a parte insegnarvi il canto marinaresco. In caso d'emergenza, rassicurare le persone e mantenere la calma è la cosa più importante da fare. Mi dispiace che non hai registrato il canto delle balene, Brown. Non importa. Mi è rimasta in testa la canzone marinaresca di Ponti Pandi. Non riesco a smettere di cantarla. È quella che ci aveva insegnato il nonno, Charlie? Sì. Non te la sarai mica dimenticata. Se non si vede la costa di Ponti Pandi, scruto il cielo in cerca di luci, perché ho navigato con vento e tormente, ma presto sarò a casa mia finalmente. Ah, l'hai cantata proprio come la cantava il nonno, Sam. Bene, Anna, siamo a buon punto. Monterò un volante con il servo sterzo e per rifinirlo e farlo bello disegnerò delle strisce laterali. Ma dai, papà, non vorrai partecipare sul serio al Gran Premio di Ponti Pandi, spero. Mi dispiace, Anna, ma è proprio quello che ho intenzione di fare. Io devo costruire un go-kart che vada più veloce di quanto Mike possa mai immaginare. Se vuoi, puoi darmi una mano. Cosa? Sì, d'accordo. Ma per favore, papà, promettimi che non farai nulla di irragionevole. Certo che no! Perché mi hai preso? Mi è venuta un'idea e credo che sia assolutamente geniale. Cosa stai facendo, Mike? Voglio costruire un go-kart. Costruiremo il go-kart vincente! Sei stata bravissima, Penny. Ottimo lavoro. Grazie, Ben. Abbiamo finito. Ora possiamo rientrare alla base. Preferisco stare qui, se non vi dispiace. Così evito altri schizzi. Fai come credi, Sam. Scusami, Sam. Per favore, non dirlo. Per fortuna indossi la tenuta a prova d'acqua, Sam! Il Gran Premio di Ponti Pandi sta per avere inizio. Tutti sulla linea di partenza! Dimmi la verità, Sara, non andremo troppo veloci! Invece sì, James! Andremo velocissimi! Dobbiamo vincere la gara! Mi dispiace deludervi, ma l'unico che vincerà la gara sono io! Non ci pensare nemmeno! Non ci crede nessuno che vincerai tu! Bene! Tutti i concorrenti sono pronti al via? No, non tutti. Signori, fate largo a Tuono Guizzante. Ma lui è un adulto, non può partecipare. Non è giusto, è contro il regolamento. Il regolamento dice che non esistono regole. Bene, siete pronti a partire? C'è ancora posto? E quello? Che tipo di go-kart è? Fate largo alla mia creazione! Si chiama Super Sterminatore 2000... Ah? Puoi tirarci su, Tom! Aiuto, sto affondando! Aiuto, si sbrighi! Stai tranquillo, Norman, ti ho preso! La mia sedia a rotelle è rimasta sulla nave! E ora come facciamo senza la nave? Ci serve per la recita, non potremo andare in scena!
Penny. Forza, tiriamola su. Mi dispiace di aver riempito la mia metà della nave con troppi oggetti di scena, Sam. Volevo che fosse la nave pirata più piratesca di tutti i tempi. Non ti preoccupare, Norman. La cosa più importante è che tu e Anna siate salvi. Guarda, ora la nave pirata mi sembra assolutamente perfetta. Oh, hai ragione, Anna. È perfetta! Oh, la scenografia del mio piccolo Norman è davvero realistica, tanto che ho l'impressione che Jimmy Depp possa saltare fuori da un momento all'altro. Oh, io sono il terribile pirata Pontypandy Pete e questo è il mio prezioso tesoro. Potete ammirare la mia nave pirata, la perla di Pontypandy. Oh. Ah. Eccezionale. Credo che non avremmo potuto fare di meglio. Norman Price, la vela della nave è fatta con la mia camicia da notte. Ah, che imbarazzo, la mia biancheria che sventola sotto gli occhi di tutta Pontypandy. Oh, no! Questo sì che è uno spettacolo, comincio a divertirmi. Oh, è un catino enorme! Ci sono così tanti piatti da lavare! Il catino non mi serve per lavare i piatti, Elvis. È per radar. Devo fargli il B-A-G-N-O. B-A-G-N-O? Oh, bagno! Piacerebbe anche a me fare un bagno. Quella parola non va pronunciata. Radar, vieni qui, bello! Scusami, Sam. Fermo, fermo, da bravo. Ah, ti ho preso! Ed ora il secondo round, il percorso ad ostacoli. Questo round lo vincerà Tenaglia, ne sono più che sicura. I cani sono bravissimi con i percorsi a ostacoli, non è vero, bello? Anche i gatti. Bello, spero. Oh, Lanetta! Non è il momento giusto per farsi venire l'ansia da esibizione. Coraggio, Norris! Ce la puoi fare! Sì! Bravo, Norris! Avete visto? James l'ho appena preso in braccio, non vale! Vai avanti così, Leone. Fai vedere quanto sei bravo. Oh. Avanti, bello. Dacci dentro. Bravo, sei un campione. Tenaglia! Oh, quanti nomi, Tenaglia! Ti sei mangiato tutto il mio panino con la salsiccia. Stai tranquillo, Radar. Ci diamo una lavata veloce e poi andiamo subito a giocare a riportalo. Oh cielo! Oggi avremmo dovuto fare il bagno a Radar e invece ce lo siamo fatto noi. Mi è venuta un'idea. Forse conosco la persona che può aiutarci. Bene, a questo punto diamo un'occhiata al nostro tabellone. In questo momento in cima alla classifica c'è Leone, il gatto superstar. Oh, non ci posso credere. Ci stanno battendo un porcellino d'India e una pecora. Beh, mi dispiace, Mandy, ma non posso fare a meno di ripetere che i gatti sono migliori dei cani. È da vedere, c'è ancora l'ultimo round e Tenaglia stavolta non fallirà. Moose, grazie. Sei l'unico che può darci una mano. Oggi potete chiamarmi l'incantatore dei cani. Non so davvero come riuscirai a convincere Radar a fare il bagno, Moose. No, volevo dire signor incantatore di cani, scusate. È semplice. L'unica cosa da fare è comportarsi proprio come un cane. So che mi sta guardando. È convinto che io sia un cane. Devo mostrargli che mi piace tanto farmi fare il bagnetto. Ecco fatto. Sono sicuro che quando tra poco uscirò dal catino, Radar vorrà subito entrarci al posto mio. Oh! Radar, dove vai? Fermo! Torna indietro! Oh no! Temo di non aver fatto una bella figura. Li ho trovati! Oh no, credo che avrò bisogno di aiuto. Che ne dici, Sam? Ci beviamo una tazza di tè intanto che aspettiamo notizie di Penny?
L'hai inviato Penny. È scoppiato un incendio sull'isola di Pontypandy. Elvis, avremo bisogno di Titan, svelto! Presto, salite tutti a bordo! E chi penserà all'incendio? Oh, guardate! Sta arrivando Sammy il pompiere! Penny, usa Neptune per rimorchiare la barca! Diamoci da fare! Sei pronto, Elvis? Sono pronto, Sam! Ben, costeggia il tratto dell'incendio! Facciamo presto! Di aver causato l'incendio. Volevo solo dimostrare a tutti che sono l'esploratore numero uno. Dispiace anche a noi, zio Sam. Ci saremmo dovuti ricordare di legare la barca. Un bravo esploratore deve sapere che la sicurezza viene sempre al primo posto, vero James? Sì, è vero, zio Sam. Sorpresa! È con grande, immenso, smisurato piacere che io, in persona, Elvis Criglinton, ho l'onore di consegnare a te, pompiere Sam, una medaglia al merito per premiare il tuo coraggio. Oh, ti ringrazio, ma non ho bisogno di una medaglia. Per me è già un onore fare questo mestiere. Credo che sia giusto dare la medaglia a James. Oggi sei stato davvero eccezionale sull'isola. Complimenti. Grazie infinite, ma non avrei potuto fare niente senza il mio manuale. Mamma, devi comprarmi subito un manuale sugli esploratori. Anch'io voglio un premio come James. Riesci a vedere la tartaruga, Mandy? Non ancora, Norman. Aspetta un momento, quello cos'è? Sì, credo di averla avvistata da quella parte. È una tartaruga liuto. È davvero straordinaria. È sicuro di non voler dare un'occhiata, signore? Oh no, Sam. Devo continuare a guardare dritto davanti a me. Ho lo stomaco un po' sotto sopra. Io l'avevo avvertita che il mare sarebbe stato agitato, signore. Non credo che dipenda da questo, Sam. Io sono un marinaio nato, te l'ho detto. Deve essere la pasta con il pollo di Criglinton che ho mangiato prima. Certo, capisco. Molto bene, non ci resta che accendere la videocamera. Ecco fatto, ora gliel'attacchiamo bene sul dorso e abbiamo finito. Aspetta, controllo il segnale. Il panorama è davvero splendido. Devo guardare dritto il mio povero stomaco. Sì, ottimo, funziona tutto a meraviglia. Perfetto, Sam, ora libero la tartaruga ed è fatta. Possiamo tornarcene a casa? Sì, signore, immediatamente. Non ce la faccio più, ho le braccia indolenzite! Cerca di resistere qui da qualche parte! Eccola! Questa non sembra una tartaruga, Mandy. Sono delle semplici e comuni alghe. Torniamo a casa, per favore. No, Norman. Se non fosse stato per te, ora saremmo su Neptune insieme a Sam e l'avremmo già vista. Continua a remare. Devo trovarla. Le onde si sono ingrossate. Il mare è troppo agitato. È pericoloso restare qui. Torniamo indietro. A dire il vero, non so da che parte si torna indietro. Eccola! Vedo la tartaruga. Rema da quella parte, Norman. Non vedo l'ora di vederla. Oh, è un piacere essere di nuovo sulla terraferma. La pasta con il pollo non le dà più fastidio? No, ora va meglio, Sam. Va molto meglio. Devo solo riuscire a trovare la frequenza giusta e poi riusciremo a vedere quello che fa la tartaruga. È sorprendente, Ben. Oh, santo cielo. La nostra tartaruga fa un po' troppo su e giù per i miei gusti. Di nuovo la pasta con il pollo? Vado un attimo fuori a prendere...